Sono Tito Tettoni, sono stato delegato dal coordinamento per la Palestina, dall'Assemblea del coordinamento per la Palestina, a presentare oggi il nostro ospite, un ospite importante, Antonio Mazzeo, un ricercatore, un attivista, un antimilitarista, un insegnante. Anche, soprattutto, perché ieri ha parlato anche in questa veste in un'altra iniziativa sulla scuola, sulla militarizzazione della scuola, qui oggi a parlarci di un tema di profonda attualità, che sono i rapporti tra Italia e Israele, o meglio la complicità dell'Italia con quanto sta avvenendo in Palestina, con il genocidio in Palestina. Ecco, qui questa conferenza di oggi non ha lo scopo di parlare direttamente del conflitto, della guerra di occupazione, di sterminio che Israele sta conducendo contro il popolo palestinese, e della guerra di resistenza, di liberazione che i palestinesi conducono. Non parliamo di questo oggi, la nostra parte è chiara. Lo potete vedere, la parte della Palestina, del popolo palestinese che lotta per liberarsi dall'occupante, la parte della pace, non ci può essere pace senza liberazione, liberazione dall'occupazione. Questo lo diciamo chiaramente a premessa. Antonio è un ospite dei movimenti per la pace antimilitaristi a Trieste da anni. Era qui ancora nel 2020, poco prima del confinamento di massa, del lockdown, hanno dovuto fare una fuga verso la Sicilia. E ci ha parlato all'epoca di un'iniziativa organizzata dal coordinamento BDS di Trieste, Boicotta, Disinvesti, Sanziona Israele. All'epoca ci parlò di una tematica molto simile a quella di adesso, soprattutto in relazione ai rapporti accademici dell'università, che sarà un tema per le università italiane e quelle israeliane, sarà un tema che poi affronterà. Poi è ritornato nel 2021, era qui ritornato idealmente, nel senso non virtualmente, nel senso che era collegamento in questa sala per un'iniziativa di presentazione del libro per l'embargo militare a Israele, sempre edito dal BDS Italia, che trovate tra l'altro qualche copia anche lì in fondo, era in collegamento dalla Sicilia. Lui viene dalla Sicilia, una terra quindi profondamente legata alle dinamiche di guerra del Mediterraneo, se qualcuno lo sapesse lo specifico. E poi era qui nel primo anniversario dell'aggravamento del conflitto in Donbass-Ucraina nel 2023, una conferenza organizzata dal coordinamento No Green Pass e oltre nella sala Unicusano di via Fabio Severo. Allora ci parlò dei costi ambientali della militarizzazione del territorio italiano. Quindi, insomma, è un ospite ormai per certi versi usuale in questa città. Sono contento che questa città lo accoglie sempre con calore. I triestini e le triestine che lottano e che amano la pace, che sono solidali con i palestinesi, lo accolgono sempre in maniera interessata. Ieri gli studenti l'hanno accolto in maniera interessata e oggi Antonio ci spiegherà, secondo me è la cosa più importante del suo messaggio oggi, ci spiegherà perché in Italia abbiamo visto un movimento di massa svilupparsi, non un movimento grande come quanto noi auspichiamo, ma un movimento comunque reale c'è stato, nel senso che in tante università gli studenti, le studentesse sono scesi in campo per lottare per la fine della collaborazione dei loro atenei con gli atenei israeliani e in generale con lo stato occupante e genocida di Israele. E quindi un movimento che si è sviluppato in questo paese, che anche qui a Trieste abbiamo avuto un episodio, insomma, importante, l'occupazione dovuta di Androna Baciocchi, perché l'iniziativa era stata censurata dall'amministrazione dell'università, dal rettorato. Insomma, c'è stato un movimento reale e gli studenti hanno iniziato a dire qualcosa. Il sapere non può essere neutro,
in questa fase, quando si sta portando avanti una guerra di sterminio, il sapere e la conoscenza e noi studenti non possiamo essere neutrali, dobbiamo schierarsi, dobbiamo dire e fare qualcosa. E c'è stato un movimento di boicottaggio che ha incontrato anche la repressione, le manganellate di Pisa sono state l'episodio più mediatico, ma insomma un movimento che ha incontrato anche la repressione dello Stato. E c'è stato un movimento vario in questo paese, tra cui ricordo anche il corteo a Ronchi contro la Leonardo. Insomma, più di qualcuno si è posto in termini di dire basta complicità. Questa guerra non è tanto lontana come sembra. Non è una guerra che deriva da atavici odi religiosi, da scritture sacre contrapposte, no. È una guerra che deriva da un progetto coloniale che ha una sua radice non in Palestina, ma in Occidente, nell'imperialismo occidentale, fin dalla dichiarazione di Balfour del 1917. E Antonio ci spiegherà come queste dinamiche sono vive e presenti nella società, nell'economia e nello Stato italiano, soprattutto oggi. Grazie dell'attenzione. Vabbè, buonasera, vi ringrazio. Mi sentite? Cioè... Sì, ma è meglio col microfono perché la sala... Ah, per la registrazione. Anche per la registrazione, sì. Allora. Devi prendere il tasto. Prova. E ti sì. Va bene. Sì, te che sarà il tuo. Perché sono fisso. Ovviamente vi ringrazio, sono, come diceva Tito, sono veramente orgoglioso e contento di essere qua. E soprattutto anche... sono emozionato perché è la prima volta che presentiamo, anzi che personalmente presento perché già altri che hanno collaborato alla redazione di questo libro che è stato appena pubblicato, sono 15 giorni che di fatto è stato stampato da Red Star Press che è una casa editrice romana. E in cui abbiamo cercato, io, altri studiosi per conto di BDS Italia, cioè la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni a Israele, abbiamo cercato di spiegare l'impunità, perché Israele ha questa impunità a livello internazionale, ce l'ha soprattutto nel nostro paese dove siamo in un posto, non possiamo dimenticare purtroppo, c'è anche un atteggiamento da parte di settori mediatici di poca, o in una situazione di poca memoria, o sicuramente anche di occultamento di responsabilità e ovviamente di legami e di interessi. E soprattutto cerchiamo di, in questo libro, di puntare al nostro paese, cioè guardiamo a Israele, guardiamo al genocidio del popolo palestinese, però lo guardiamo da italiani, non da spettatori, perché non siamo spettatori di un conflitto, non siamo neanche preoccupati perché siamo a due passi, a meno di un'ora e mezza di volo, da dove si sta compiendo una strage, che tra l'altro una strage, lo dicevamo ieri, che dovrebbe preoccupare perché questo conflitto, questo genocidio, rischia ulteriormente di accelerare un processo verso la guerra globale, verso la guerra totale. In questo momento non è soltanto il popolo di Gaza sotto i bombardamenti. I bombardamenti si sono estesi al sud del Libano, si sono estesi alla Siria, abbiamo visto cosa è accaduto meno di 10 giorni fa a Damasco, in violazione delle più elementari regole del diritto internazionale, in un paese terzo è stata bombardata l'ambasciata, che dovrebbe essere veramente fuori da qualsiasi, di un altro paese terzo dal conflitto, senza dimenticare che dal 7 ottobre in poi è partita un'ulteriore escalation militare bellica nel Mar Rosso, in un'area molto più complessa, un'area molto più devastata, dove anche là si parla italiano. Si parla italiano perché abbiamo le unità navali italiane sotto questa missione ibrida, già il nome Aspide. Aspide potrebbe essere tranquillamente, loro l'hanno presentata con lo scudo, cioè pertanto una esercitazione, un'operazione di protezione e di difesa,
però Aspides è anche il cobra sacro della religione egiziana, ed è un animale mortale, ed è soprattutto un animale con cui si colpivano i sovrani, Cleopatra. Per cui probabilmente anche lì c'è un'operazione di mistificazione, di narrazione ipocrita, cioè d'altra parte presentano una esercitazione difensiva, ma potrebbe essere tranquillamente un'esercitazione in cui vai a colpire, vai a uccidere, e probabilmente è un'operazione che è nata per dare una protezione alle spalle difensiva di Israele, però probabilmente il morso mortale lo vuole dare a Teheran, lo vuole dare all'Iran, che è uno degli obiettivi, tra l'altro, anche strategici di questa operazione di polizia che Israele ha lanciato su Gaza. Allora, c'è da interrogarsi anche e comprendere che non possiamo essere spettatori, perché questo conflitto di fatto ci vede protagonisti, ci vede soggetti, e consentitemi, lo dicevi poco fa, non dimentichiamo quanto abbiamo anche un debito rispetto alle studentesse e agli studenti delle università italiane, che stanno facendo un lavoro estremamente meritorio, importante, ma perché soprattutto hanno avuto la capacità nelle loro manifestazioni di dire due cose banalissime. Io ricordo sempre la ragazza intervistata, la ragazza brutalmente aggredita dalle forze dell'ordine a Pisa, minorenne, che stimolata dai giornalisti di una trasmissione televisiva della RAI, cercavano chiaramente di giocare molto sulla vittimizzazione, pertanto quello che interessava al giornalista è far raccontare a lei come si era sentita, se questa cosa l'avesse veramente pesato tantissimo, essere picchiata per una manifestazione non violenta, ma la ragazza ha rifiutato assolutamente il ruolo di vittima, ha rifiutato assolutamente di cadere nel tranello di una narrazione mediatica che poi cancellava la complessità, e ha ricordato, ma bello, quello che interessa dire in questa trasmissione, che noi eravamo per manifestare la nostra solidarietà al popolo palestinese, ma perché volevamo ricordare che noi italiani abbiamo le mani sporche di sangue, i nostri vestiti sono sporchi di sangue, e soprattutto c'è un'azienda italiana che ha le mani sporche di sangue, e ha detto a Reti, a Rai 1, questa azienda si chiama Leonardo S.p.A. Ovviamente ci si è guardati bene, purtroppo, a cercare di spiegare se questo era uno slogan di una ragazzetta, oppure quello che stava dicendo con estrema semplicità, con estrema chiarezza e con estrema durezza non fosse realmente una grande verità. Ecco, in questo libro si cerca di documentare, cioè gli autori di questo libro, i ricercatori, cercano di documentare con documenti, c'è cioè una bibliografia direi enorme, soprattutto dalla bibliografia vi accorgerete che non è stampa di parte, cioè non sono documentazioni di chi ovviamente ha scelto di schierarsi da una parte, dalla parte di chi oggi rischia di sparire in questa operazione il popolo palestinese, ma sono documenti che sono stati recuperati dagli archivi, per esempio, delle forze armate statunitensi, lo diciamo chiaramente, dagli archivi delle forze armate israeliane, pertanto sono documenti, e non è un caso che in questi 15 giorni ovviamente nessuno ha pensato di poter attaccare questo libro, esattamente come è successo con il volume che abbiamo presentato a Trieste, che ci ricordavi 4 anni fa, che era un volume in cui molti degli stessi autori raccontavano più, ovviamente non il conflitto, ma raccontavano quelle che erano le relazioni tra il complesso militare industriale italiano e il complesso militare industriale israeliano, ma soprattutto cercavano di raccontare con documenti, anche quelli inattaccabili, cosa sono le università israeliane, qual è il loro ruolo, se sono veramente estranee, come i rettori e le rettrici delle università italiane occupate cercano di spiegare,
per cui difendendo il ruolo di cooperazione tra l'università, tra l'Accademia italiana e quella israeliana, giustificandolo col fatto che le università sono soltanto centri di ricerca, centri di formazione, centri di cultura, pertanto le relazioni dell'università sono fondamentali per costruire ponti di pace, oppure quello che cercavamo di spiegare e cercavamo di dimostrare che non c'è conflitto, non c'è stata aggressione, non c'è stata guerra, non c'è stata forma di repressione anche interna allo Stato di Israele o interna alle università israeliane, in cui il mondo accademico, le università, i consigli di amministrazione e universitari non avessero avuto un ruolo determinante. Abbiamo cercato di spiegare in quel volume che la stessa concezione ideologica, la stessa costruzione del nemico, la stessa narrazione del nemico, la stessa giustificazione delle operazioni di polizia, come sta accadendo ora, pertanto anche l'uso del linguaggio, non sterminio, non aggressione, non distruzione totale, un'operazione di polizia, come se si trattasse soltanto di riportare un po' di ordine pubblico tra qualche palestinese disordinato, ma anche la stessa concezione, lo stesso annichilimento dell'avversario, del nemico, credo che sia è nata nell'università israeliana la narrazione anche cinematografica di quello che sta accadendo oggi, come i media occidentali stanno raccontando lo sterminio del popolo palestinese. Consentitemi, anche da operatore dell'informazione, a me tra le cose che più veramente mi ha colpito di questa guerra, questo sterminio, di questa distruzione, di questi bombardamenti, non sono stati gli effetti dei bombardamenti. Lo dico, probabilmente ormai mi sono avvelenato personalmente a vedere le guerre una dopo l'altra, a vedere i morti, per cui poi alla fine purtroppo in ognuno di noi accade anche quello che non dovrebbe assolutamente accadere, la suefazione alla distruzione. Però ci sono state delle immagini che veramente mi hanno profondamente prima turbato, poi indignato, poi veramente intossicato. Sono le immagini, o la narrazione delle immagini, di quella che è stata forse una delle stragi più ignobili di questo conflitto, la strage della Farina. Ricordate quando sono stati fumigliati letteralmente gli uomini che tentavano di appropriarsi di un bene che era fondamentale, che mancava a Gaza, la farina per fare il pane, da mesi di impossibilità che entrassero gli aiuti, con le famiglie, i propri figli, le proprie figlie che aspettavano a casa un pezzo di pane. Perché mi ha turbato? Perché mi sono turbato? Perché io credo che la rappresentazione cinematografica di quella strage sia stata costruita volutamente da operatori dell'informazione che si sono formati nelle accademie israeliane. Le immagini dall'alto, probabilmente da un drone, in bianco e nero, la scelta anche del bianco e nero per rendere impossibile la vivacità del colore, e soprattutto per chi ha visto i filmati in un iPhone, in un cellulare, la decorporizzazione delle vittime, cioè non spariscono gli esseri viventi, spariscono gli uomini che si avvicinano ai camion, spariscono anche i camion appaiono più, sembrano dei semi che vengono aggrediti, esattamente da una rappresentazione in cui la decorporizzazione diventa una insettizzazione. E tra l'altro sceglie anche nella catena degli insetti, forse quelli più fastidiosi, quelli a cui anche gli animalisti più generosi provano perlomeno un po' di fastidio. In realtà quelle immagini ci mostrano formiche, centinaia, migliaia di formiche, che assaltano un chicco di grano e che poi, quando vengono fumigate, fuggono, e fuggono anche nascondendosi in quelli che vengono rappresentati come formichieri, quei buchi neri, che invece quei buchi neri non sono altro che i crateri delle bombe che erano state lanciate nelle settimane, nei mesi precedenti da Israele. Ecco, quella costruzione così sapiente di uno degli atti probabilmente più brutali, più ingiustificati, più di sparare su chi cerca un pochino di cibo dopo mesi, però questo è servito innanzitutto a far sparire
dalla nostra narrazione, dal racconto, un crimine, non chiedere assolutamente che la comunità internazionale chiedesse ragione di quel crimine, ma soprattutto è servito anche sul fronte interno, perché hai ulteriormente accelerato questo processo di sparizione del nemico, che è un processo che, ripeto, ideologico, che viene costruito all'interno delle università, dai think tank. Ogni università israeliana, pubblica e privata, c'è un proprio think tank, c'è una propria struttura che cerca di leggere la crisi medio orientale, la crisi, il conflitto col mondo arabo, lo legge dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, economico. Ecco, questo libro costruisce un ponte reale col volume di 4 anni fa e cerca di spiegare perché abbiamo le mani sporche di sangue. Abbiamo le mani sporche di sangue perché immediatamente dopo il 7 ottobre dal territorio italiano sono partiti carichi di armi pesanti che le forze armate statunitensi hanno donato a Israele. Dopo soltanto un mese di conflitto, il governo israeliano ha comunicato che erano state consegnate dalle forze armate statunitensi più di 150.000 proiettili da obici, tutti utilizzati nelle prime giornate di bombardamento. Bene, gli Stati Uniti hanno realizzato un ponte aereo prima dagli Stati Uniti a Israele, poi direttamente dall'Europa a Israele per consegnare le munizioni e le armi che erano state dislocate nelle basi statunitensi in territorio europeo subito dopo lo scoppio della guerra russo-ucraina. Alcune di queste armi, tra l'altro, erano state anche prelevate dai depositi che gli Stati Uniti avevano in Israele. Sono state riportate, ovviamente, dai depositi italiani. Noi immaginiamo che dalla grande base di Camp Darby in Toscana siano usciti mezzi pesanti e strumenti di morte che sono stati trasferiti poi a Israele, ma sicuramente abbiamo la certezza, perché abbiamo monitorato, abbiamo documentato anche fotograficamente, i grandi aerei da trasporto statunitensi hanno fatto numerose soste tecniche nella base siciliana di Sigonella, dove probabilmente sono state caricate altre armi, sono state caricate altre munizioni, e da lì hanno raggiunto la base di Nevatim, che è una base che si trova nel deserto del Negev e che è la base fondamentale, è un po' il centro di comando operativo per tutte le operazioni di bombardamento che vengono effettuate a Gaza. In realtà è a pochi minuti in linea d'aria di volo la base di Nevatim, ed è la base dove si sono concentrati buona parte degli aiuti statunitensi. Questo è avvenuto utilizzando il territorio italiano, che pertanto ha assunto un ruolo fondamentale per le operazioni di munizionamento, per le operazioni sostegno militare all'attacco. Come se questo non fosse bastato, immediatamente dopo il 7 ottobre, dal territorio italiano, è stata riprodotta un'operazione che esattamente è stata effettuata in questi 2 anni, ormai oltre 2 anni, 2 mesi, di conflitto in Ucraina, cioè dal territorio italiano, da alcune basi militari del territorio italiano, partono aerei con pilota e aerei senza pilota, droni, delle forze armate italiane, statunitensi o sotto il simbolo della NATO, nel caso della guerra russo-ucraina per andare in Mar Nero, individuare gli obiettivi russi, nel caso specifico dell'attacco a Gaza, raggiungendo il Mediterraneo orientale, sorvolando le coste israeliane, sorvolando le coste del Libano, sorvolando la Siria e ovviamente facendo esattamente un'operazione che non è, come posso dire dal punto di vista tecnico, meno mortale del bombardamento vero e proprio. Non si possono effettuare i bombardamenti se prima non si fanno delle mappature, se prima non si individuano potenziali obiettivi, la pericolosità di questi potenziali obiettivi, se non si cerca soprattutto di ridurre le capacità di difesa da un eventuale attacco. Le operazioni di intelligence, di sorveglianza, si chiamano così in termine tecnico, sono fondamentali per effettuare subito dopo un'operazione di attacco e di bombardamento.
dal territorio italiano, ancora una volta purtroppo dalla mia regione, dalla base militare di Sigonella, sono partiti prima gli aerei Poseidon della Marina Militare statunitense, un mese dopo, già a partire dal mese di novembre, sono partiti anche i Global Hawk, sono questi grandi droni dell'aeronautica militare statunitense, e i droni anche AGS, che è un sistema con la bandierina della NATO che ha proprio questa funzione fondamentale di controllo del territorio. Tra l'altro poi sulla base di Sigonella sono anche arrivati altri pattugliatori con e senza pilota di altre forze armate di paesi NATO, particolarmente della Royal Force, cioè l'aeronautica militare della Gran Bretagna. Questo è proseguito tranquillamente e prosegue giorno per giorno, anzi vi posso dire che le ultime mappature di voli che abbiamo verificato non si fermano più soltanto allo scacchiere geografico del Mediterraneo orientale, pertanto non puntano soltanto a monitorare Gaza, ma questo avviene anche nel Mar Rosso. Pertanto dal territorio italiano si sta sostenendo con gli aerei di intelligence anche gli attacchi, i bombardamenti che in questo momento le forze armate statunitensi, britanniche, la flotta UE, Aspides stanno facendo contro il territorio dello Yemen e contro gli obiettivi Houthi. Ovviamente ci abbiamo messo anche del nostro, perché subito dopo il 7 ottobre la Marina Militare Italiana ha deciso di trasferire numerose unità navali, compreso anche un sottomarino, nelle acque del Mediterraneo orientale. Sono state monitorate da... questa è una notizia che ci viene dal comando delle Forze Armate Israeliane. A metà novembre le unità di paesi NATO schierate a ridosso della striscia di Gaza erano circa una ventina. Di questa ventina, 7 unità avevano la bandiera tricolore, cioè il 40% delle unità navali della NATO schierate, ovviamente in quella fase che era un'operazione anche quella di supporto strategico, di supporto militare, al punto che poi alcune di queste unità sono state trasferite nel Mar Rosso proprio per evitare che ci fossero attacchi ai mercantili, e ci torneremo dopo perché riguardano anche purtroppo la città di Trieste, di mercantili di compagnie civili che hanno fatto la spola per trasferire sempre maggiori armi, maggiori munizioni, maggiori apparati bellici a Israele. Ovviamente non ci fermiamo soltanto, cerchiamo di spiegare in questo libro che non si tratta soltanto di un apporto, di un supporto, di un sostegno, di una co-belligeranza. Le operazioni di bombardamento, le abbiamo visto con che risultato, con che capacità di distruzione totale, si sono... Gli effetti, l'efficacia di questi bombardamenti è dovuta sicuramente alla preparazione dei piloti, dei top gun israeliani. Ebbene, noi non possiamo assolutamente far dimenticare al popolo italiano che i top gun israeliani, sia quelli dei cacciabombardieri F-16, sia dei cacciabombardieri di quinta generazione, i cacciabombardieri F-35, a capacità nucleare, perché sono aerei che sono predisposti al doppio uso, possono trasportare sistemi d'attacco convenzionali, ma possono trasportare sistemi nucleari. E Israele più volte dal 7 ottobre ha ricordato di essere un paese che è dotato probabilmente di 200 testate nucleari, e lo ricordiamo in questo saggio, ma che evidentemente anche nelle strategie di escalation di questo conflitto, soprattutto se si pensa a estenderlo, se si pensa a colpire Teheran, l'ipotesi nucleare è una ipotesi tranquillamente pragmatica, cioè viene ritenuta fattibile, possibile e realizzabile. Bene, i top gun di questi piloti, i top gun di questi aerei, la loro formazione, il loro addestramento è avvenuto in aerei italiani. Sono gli Aermacchi 336 Master, prodotti a Venegono Inferiore, provincia di Varese, e nel 2012
trasferiti per circa 850 milioni di euro alle forze armate israeliane. Apro una parentesi, impropriamente caccio addestratori, perché sono aerei che tranquillamente possono montare dei piccoli apparati tecnici e trasformarsi in veri cacciabombardieri, cioè possono tranquillamente fare operazioni di attacco al suolo. Tra l'altro Leonardo ha appena acquistato da aziende israeliane questo apparato che monta su questi ex caccia addestratori, che ora sta esportando a paesi africani, che chiaramente possono essere utilizzati sia per fare la formazione dei piloti, sia tranquillamente per andare a colpire e a fare operazioni di guerra. Come se non bastasse, anche i piloti di elicottero, elicotteri pesanti, quelli che sono meno, meno attenti a creare meno danni collaterali, che quelli che quando passano demoliscono palazzi interi, gli elicotteri da guerra. Bene, anche i piloti israeliani si sono addestrati in elicotteri prodotti da Leonardo negli Stati Uniti d'America, negli stabilimenti statunitensi di Leonardo DRS, si chiamano Koala, sono del gruppo Augusta Westland, anche questa azienda controllata economicamente al 100% da Leonardo, e che sono stati trasferiti nel 2018 alle forze armate israeliane, dove ovviamente hanno consentito la formazione e l'addestramento dei piloti israeliani. Ma si spara italiano, cioè non soltanto abbiamo permesso la formazione attraverso velivoli prodotti in Italia o prodotti in paesi terzi, ma sempre da un'azienda a capitale pubblico, perché voglio ricordare a tutte e tutti che il nocciolo duro di Leonardo, il 30%, è capitale della Cassa Depositi e Prestiti, pertanto sono i nostri soldi. Si spara italiano, noi già lo scrivevamo in questo libro, poi abbiamo avuto una conferma ufficiale dopo che il libro è andato in stampa. Noi nel libro scriviamo che le nuove unità navali delle forze armate israeliane acquistate in Germania montano un cannone, si chiama Super Rapido, può sparare sino a 120 colpi al minuto, una potenza pertanto di fuoco, immaginate, enormemente distruttiva. 120 colpi al minuto significa 2 colpi al secondo, immaginate cosa può fare in termini di distruzione, come un mitra, solo che spara obici di queste dimensioni. Sapevamo che avevamo consegnato un anno e mezzo fa, Leonardo aveva consegnato, più che Leonardo si tratta dell'Oto Melara, azienda che ha sede alla Spezia, controllato ovviamente al 100% da Leonardo, che aveva fornito, tra l'altro ci sono le immagini, troverete le immagini che raccontano 2 anni fa quando sono arrivati questi cannoni italiani, c'era l'establishment politico nazionale, c'erano le forze armate italiane, c'erano i manager di guida di Leonardo, si è trattata di una grande festa la consegna di questi cannoni. Noi ovviamente dicevamo in questo libro, probabilmente stanno bombardando dal mare Gaza con le armi italiane. Bene, abbiamo scoperto neanche 15 giorni fa da una testata israeliana, si chiama Israel Defense, che è una delle testate che più sta raccontando ovviamente in modo enfatico l'operazione di pulizia etnica, lo possiamo dire, del popolo palestinese, ed è tra l'altro una testata che non fa altro che propagandare la bellezza, l'efficacia delle grandi armi prodotte in Israele. Bene, ci ha raccontato attraverso un'intervista al comandante della flotta israeliana che sta assediando il porto di Gaza, dice: noi abbiamo distrutto il porto, abbiamo colpito gli obiettivi di Hamas. Poi chi ha visto le immagini, ormai il porto non esiste più, ma non esiste assolutamente un'area di chilometri attorno al porto, è stata completamente rasa al suolo la parte della città che si affaccia sul porto di Gaza. Ebbene, dice, l'abbiamo fatto grazie a una tecnologia di eccellenza italiana, c'è scritto questo nell'intervista. E dice espressamente il super rapido, questo cannone straordinario che stiamo utilizzando con una... Ecco, pertanto abbiamo le vittime, le donne e i bambini sono state colpite da munizioni, da un cannone
che abbiamo prodotto tranquillamente nel nostro paese. Ma guardate che anche le unità da terra, i carri armati, i blindati, eccetera, produzione ovviamente israeliana, ma che da qualche anno ospitano tecnologie antiradar, di protezione, eccetera, che sono state sperimentate e realizzate negli Stati Uniti d'America da una joint venture, una società composta da Leonardo ed aziende israeliane. Questo per capire che anche l'attacco da terra, e soprattutto se dovesse avvenire quello che sembra ormai scontato, cioè l'ultima operazione a Rafah, verrà fatto con carri armati israeliani, ma che, ripeto, sono stati attrezzati dal punto di vista tecnologico con nuove tecnologie prodotte dalle aziende di Leonardo negli Stati Uniti in joint venture con le aziende israeliane. Parlavamo della formazione dell'addestramento, no? C'è italiano e c'è tanta Italia anche nella formazione, nelle operazioni e l'addestramento ai bombardamenti dall'aria verso obiettivi terrestri. Noi documentiamo nel volume quante volte le forze armate, l'aeronautica militare israeliana è venuta ad addestrarsi negli ultimi 2-3 anni in Italia, sia in esercitazioni bilaterali, sia all'interno di esercitazioni multilaterali sotto il cappello della NATO. Le forze armate israeliane sono state di casa nell'aeroporto di Pisa per addestrarsi all'uso dei grandi aerei da trasporto. L'aeronautica militare, i cacciabombardieri F-35 si sono addestrati simulando operazioni di bombardamento terrestre nei poligoni della Sardegna. Sono stati ad Amendola, in provincia di Foggia, ad affiancare i cacciabombardieri F-35 dell'aeronautica militare italiana. Sono stati a Gioia del Colle e sino all'estate scorsa si sono addestrati alle operazioni di guerra e guerra globale nel Mar Tirreno. Ovviamente abbiamo restituito anche noi questa ospitalità andandoci ad addestrare con i nostri reparti d'eccellenza dell'aeronautica militare italiana direttamente nella base di Nevatim e nelle altre basi israeliane che oggi sono fondamentali nelle operazioni per esempio di attacco con i droni, perché l'aeronautica militare italiana si è addestrata in Israele all'utilizzo dei droni di guerra. Anche lì, da Amendola, siamo andati a formarci, proprio perché Israele è un'eccellenza nelle operazioni di guerra, l'avevamo già visto nei decenni passati con le altre operazioni piombo fuso, eccetera, che sono state scatenate contro la popolazione di Gaza o contro le popolazioni del sud del Libano. Pertanto c'è un rapporto duplice, sino al novembre del 2023, novembre 2022, abbiamo ospitato a Brindisi i massimi vertici delle forze armate navali di Israele, che hanno cercato di comprendere quanto siano importanti le truppe d'élite da sbarco, cioè sono andati proprio a formarsi a Brindisi, dove c'è la San Marco, questa truppa d'eccellenza che inviamo negli scacchieri internazionali, per comprendere come anche gli assalti anfibi siano fondamentali. Pertanto probabilmente abbiamo insegnato loro una delle carenze, delle pecche di tipo militare che probabilmente non avevano approfondito in tutti questi anni. Ecco, queste sono state le relazioni. Relazioni che sono giustificate, legittimate da un accordo bilaterale di cooperazione tra Italia e Israele nel settore militare, un accordo quadro che prevede di tutto e di più. Ci si può scambiare reparti, ci si può scambiare armi, si possono fare ricerche congiunte nel campo della produzione di nuovi sistemi militari, si favorisce la relazione tra gruppi economici e gruppi industriali proprio nel settore militare. Un accordo sottoscritto 21 anni fa, e non è un caso che la visita di Netanyahu in Italia ha coinciso temporalmente col 20° anniversario di questo accordo, esattamente nel marzo dello scorso anno. Probabilmente per rafforzare ulteriormente, ne abbiamo visto ancora gli effetti, visto che questo governo, come raccontiamo, questo governo Meloni, Crosetto, eccetera, è
completamente prono di fronte anche alle scelte strategiche, non ha la capacità di porre nessun limite. Paradossalmente Biden, nelle sue magari recitate prese di posizione o prese di distanza, ha misurato una maggiore autonomia dal regime di Netanyahu. Il nostro governo assolutamente del tutto appiattito, non riesce, e del resto l'informazione controllata dalle reti controllate direttamente dal governo si guardano bene a raccontare le cose che sto raccontando. Parlavo di questo rapporto di consegna di armi a Israele. Questo accordo bilaterale ha consentito di trasformare Israele in un grande esportatore di armi all'Italia. Oggi l'Italia dipende da Israele per importanti apparati militari. Noi oggi facciamo quelle operazioni di intelligence che vi dicevo io nel Mar Nero, l'aeronautica militare italiana parte da Pisa, parte da Pratica di Mare, va in Romania per monitorare il Mar Nero e individuare gli obiettivi russi, lo fa attraverso, grazie a due grandi aerei di intelligence, sono Gulfstream, aerei, la Carlinga prodotta negli Stati Uniti, ma in cui tutti apparati tecnologici sofisticati di guerra elettronica, di intelligence, sono made in Israel. Li abbiamo comprati lì, li abbiamo allestiti e soprattutto abbiamo preparato i nostri tecnici con i tecnici israeliani che ci hanno spiegato esattamente come utilizzare questi Gulfstream. Tra l'altro gli ultimi due sono stati acquistati meno di 2 anni fa e sono costati circa 550 milioni di euro. Pertanto parliamo anche di enormi risorse finanziarie che stiamo destinando all'acquisto di armi in Israele. Ma per restare proprio neanche qualche mese prima del famigerato 7 ottobre del 2023, le Camere all'unanimità hanno varato un nuovo programma di potenziamento, di rafforzamento dell'apparato missilistico dell'esercito italiano. Si tratta di circa 400 milioni di euro per acquistare un missile a lungo raggio che si chiama Spike. Il missile Spike è un missile prodotto dal complesso militare industriale israeliano, è uno dei missili lanciati in modo massiccio, tra l'altro ci sono versioni a lungo, medio e corto raggio. L'Italia aveva già da 10 anni quelli a medio e corto raggio, le aveva l'aeronautica, li aveva la marina, li aveva l'esercito, ora abbiamo questo grande piano di potenziamento, ma soprattutto le nostre forze armate guardano a Israele come fondamentale per le nuove generazioni di droni e soprattutto per le nuove generazioni dei droni armati, anzi dei cosiddetti droni kamikaze. I droni kamikaze sono l'ultima degenerazione, cioè già il drone è una degenerazione. Il drone è la scomparsa di qualsiasi umanità, di qualsiasi corpo, anche quello funzionale a disumanizzare ulteriormente guerre che sono già disumane. Bene, il drone kamikaze è ancora peggio perché un drone fa tutto da sé, vola, individua l'obiettivo e invece di sganciare una bomba, sganciare un missile come fanno i droni killer oggi nei scenari di guerra, è armato direttamente con gli esplosivi e come i kamikaze della seconda guerra mondiale si lancia verso l'obiettivo, pertanto con una potenza distruttiva enorme. Israele è all'avanguardia, ci sono due grandi aziende israeliane, una si chiama Vision, che stanno esportando armi kamikaze. Il governo italiano, le Camere, la Commissione Difesa ha varato un piano per fornire reparti d'élite alle forze armate proprio di droni kamikaze. Tra l'altro anche questo ci sarebbe da interrogarsi, cioè come ci stiamo disumanizzando, cioè come stiamo interiorizzando, come stiamo riproducendo anche sul fronte interno quello che è un modello di guerra disumano già sperimentato purtroppo non soltanto in questa occasione da Israele. Tra l'altro questa campagna di acquisizione dei droni kamikaze comporta il fatto che l'Italia, le aziende italiane si propongono come interlocutore, si propongono come alter ego delle aziende israeliane per produrre su licenza israeliana direttamente in territorio italiano i droni kamikaze.
un grande accordo, è stato anche Leonardo ha firmato accordi con altre aziende, le ha firmato però negli Stati Uniti d'America. In Italia la famigerata RVM SPA, la RVM è l'azienda che ha sede e stabilimento a Ghedi, ma soprattutto c'è un grande complesso produttivo in Sardegna, e da dove sono state prodotte quelle maledette bombe che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi hanno lanciato in quantità enormi contro la popolazione yemenita in tutti questi anni. Ebbene, la RVM, che è controllata da Rheinmetall, il grande colosso tedesco della produzione di sistemi di morte, ha fatto questo accordo per produrre a Ghedi, ma molto più in quantità maggiori ovviamente in Sardegna, droni kamikaze di tipo israeliano. La relazione acquirente ovviamente vede anche, come posso dire, ormai è stata anche superata, cioè non c'è soltanto questa relazione tra cliente e acquirente, tra le industrie italiane e le industrie israeliane. Due anni fa siamo andati ben oltre, siamo arrivati a un processo di fusione finanziaria, cioè capitale italiano che ha acquisito industrie israeliane cedendo parte del proprio controllo azionario direttamente agli oligarchi israeliani e ai titolari di queste aziende. È successo negli Stati Uniti d'America ancora una volta, e io sottolineo questo degli Stati Uniti d'America perché spesso abbiamo sentito le polemiche in queste settimane: ah, ma noi non vendiamo più armi dal 7 ottobre, poi scopriamo che non è vero perché non abbiamo dato autorizzazioni dopo il 7 ottobre, ma le autorizzazioni date prima dal 7 ottobre stanno diventando esecutive in questi mesi, per cui continuiamo a inviare armi leggere, munizioni particolarmente a Israele, nonostante sia un paese in guerra, nonostante sia un paese che ha già avuto enormi censure da parte delle Nazioni Unite, pertanto rientra esattamente nei termini della legge del 1990 che vieta assolutamente l'esportazione di armi italiane a paesi in guerra o paesi che violano i diritti umani. No, ma siamo andati, lo dico, negli Stati Uniti perché ovviamente molti degli accordi strategici sfuggono alle autorizzazioni del Parlamento italiano. Se è la controllata di Leonardo negli Stati Uniti, che ha sede in Pennsylvania, ovviamente quell'azienda che è controllata al 100% da Leonardo, ma non risponde alle leggi italiane, non paga neanche le tasse in Italia, i profitti, i dividendi vanno agli azionisti, a quei gruppi criminali finanziari di capitalismo infame che accumula sulla pelle delle donne e dei bambini capitali immani, però gli occupati, le tasse, le regole da rispettare sono quelle di Washington. Pertanto sfuggono al nostro Parlamento e ovviamente volutamente anche al nostro governo quello che abbiamo fatto per armare, quello che stiamo facendo per armare Israele anche direttamente a questo conflitto. Vi parlavo di questo processo di fusione. Ebbene, Leonardo DRS degli Stati Uniti ha acquistato una grande azienda israeliana, si chiama RADA, azienda che si chiama RADA anche perché è all'avanguardia nella produzione di apparati radar, apparati elettronici. Molti di questi apparati sono stati utilizzati nelle operazioni di controllo securitario in West Bank, nei muri elettronici che vietano, che impediscono fisicamente ai palestinesi di potersi spostare a casa loro. Sono quei sistemi di vigilanza e di controllo securitario che vengono utilizzati anche sul fronte interno, anche contro la popolazione, anche contro i manifestanti israeliani. Sono prodotti da quell'azienda. Leonardo ha acquisito il 100% del capitale di RADA e ha trasferito il 12% del pacchetto proprio azionario di Leonardo DRS agli ex azionisti, agli ex titolari di RADA. Gli azionisti, diamo nome e cognome in questo volume, sono tra gli ex leader dell'apparato militare, cioè sono generali coinvolti nelle operazioni peggiori, negli attacchi peggiori, nelle guerre peggiori che sono state effettuate negli anni precedenti, o ai vertici delle forze armate e dei servizi segreti. Alla vigilia di questo conflitto, una fondazione di Leonardo
una fondazione creata per penetrare, per occupare fisicamente, ideologicamente il mondo accademico, il mondo universitario, intanto italiano, sorella di un'altra fondazione che ha scelto invece il compito di penetrare nel mondo della cultura, nel mondo del sistema scolastico italiano, tra l'altro prevedendo anche insieme al Ministero dell'Istruzione la realizzazione di programmi nuovi. È stato istituito in Italia un primo liceo digitale sperimentale da Leonardo, questa fondazione che si chiama Leonardo Civiltà delle Macchine, dal Ministero dell'Istruzione, un liceo che sta funzionando tranquillamente a Roma, ed è un liceo dove già dal primo anno si imparano esattamente quelli che sono le scelte strategiche di Leonardo, che sono le scelte strategiche che Leonardo ha mutuato da Israele: puntare sul settore aerospaziale, puntare sulla cyber security, sulla sicurezza cibernetica, sulle guerre cibernetiche, puntare sulle digitalizzazioni, sulle automatizzazioni, sui droni, esattamente acquisendo anche una mentalità industriale produttiva di morte da Israele. Ebbene, questa fondazione che si chiama Leonardo Medor e che vede il presidente, l'ex ministro degli interni del PD, Marco Minniti, ebbene, ha firmato degli accordi strategici con alcuni istituti di ricerca israeliane, molti di questi, uno in particolare, un istituto che fa riferimento all'Università di Tel Aviv, proprio in vista di costruzione congiunta di studi, analisi, ricerche scientifiche su quello che sono poi gli obiettivi di Mediterraneo Medor. Mediterraneo Medor, cioè la Fondazione Leonardo Medor, si chiama così perché Medor sta per Mediterraneo Oriente, esattamente il Mediterraneo allargato, quello per cui andiamo a fare le missioni ormai a 360 gradi in qualsiasi parte del mondo. Mediterraneo che non è il lago che conosciamo noi, verso cui ci affacciamo, quella sponda nord, eccetera, ma è esattamente, va dall'Oceano Atlantico sino al sud-est asiatico, dai mari del nord sino a Città del Capo, per cui un'area che ormai controlla un terzo del pianeta. E Leonardo, attraverso questa fondazione, cerca di costruire, guarda caso, rapporti strategici con le università italiane. 13 rettori di 13 università italiane stanno nel consiglio scientifico di Leonardo Medor. Tutti gli accordi di cooperazione si fanno con i paesi, guarda caso, i paesi clienti di quest'area: Israele, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, la Nigeria. Questo per capire anche la funzione di questo. Ebbene, un accordo fondamentale è stato fatto con Israele proprio per studiare conflitti medio orientali nella possibilità di avviare, cioè Leonardo Medor si trasforma in questo ponte per costruire questa relazione tra questi istituti di ricerca scientifica israeliani e le università italiane, e non riguarda soltanto la prospettiva di realizzare nuove tecnologie, nuovi sistemi di morte, ma soprattutto c'è cioè mutuare dalle università israeliane, da questi centri di eccellenza, quello che dicevo all'inizio, esattamente le modalità con cui stai interpretando la storia, con cui stai narrando la storia, con cui tu stai individuando le potenzialità del nemico e soprattutto con cui stai costruendo anche le ideologie per affrontare e confrontarti con questo nemico. Questo lo dico perché le università israeliane sono all'avanguardia nella ricerca scientifica, tutte, soprattutto nella produzione di quegli apparati che dicevo poco fa, droni, intelligenze artificiali, sistemi automatizzati, robot, esattamente quello a cui Leonardo e le proprie fondazioni ritengono. È stato varato neanche qualche mese fa il nuovo piano aziendale di Leonardo. Leonardo probabilmente pian piano ridurrà la propria presenza nella produzione di armi come l'abbiamo pensata in passato, niente più le catene fordiste dove c'hai gli operai che ti montano pezzettini di armi, probabilmente le cederanno ai tedeschi, a Rheinmetall. C'è in discussione in questo momento la possibilità che l'Automelara venga data a Rheinmetall, però si punta esattamente sulle tecnologie di cui Israele è diventato
un modello fondamentale. E guardate che questo comporta anche una israelizzazione del modello culturale, soprattutto della ricerca accademica, della ricerca scientifica, del modello con cui sta interpretando l'università e sta interpretando anche il sistema scolastico educativo dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Perché probabilmente all'interno del dibattito si sottovaluta come il complesso militare industriale italiano guardi a Israele proprio anche come un modello che va al di là della mera produzione dell'apparato di morte. Quello che cerchiamo di descrivere in questo libro è che l'apparato israeliano, il modello culturale, ideologico, economico, sociale, politico, si basa su tre pilastri, su un sistema congiunto, su un sistema in cui non ci sono linee di demarcazione tracciate che possono distinguere un pilastro dall'altro. I tre pilastri in sintesi sono il sistema militare, l'apparato militare, le forze armate, insieme ovviamente agli apparati securitari, i servizi segreti, tra l'altro noi parliamo sempre del Mossad, ma dimentichiamo che sono molteplici, ma soprattutto ci sono apparati dei servizi segreti che sono nettamente più potenti in caso di conflitto. C'è un apparato, si chiama 8200, che è l'apparato di intelligence, forse viene considerato a livello mondiale tra i più preparati per esercitare una guerra cibernetica. Ed è che è diventato un modello su cui si stanno costruendo poli cibernetici. Anche in Italia se ne voleva costruire uno in Sicilia. La vecchia legislatura aveva individuato nell'ex Cara di Mineo, il più grande lager per migranti in Sicilia, lo voleva trasformare proprio in un modello assunto dalla città di Beersheba nel Negev, che è una città che vive esattamente questo sistema. Le forze armate e gli apparati securitari è la sede di questo centro 8200, ovviamente l'apparato accademico, a Beersheba c'è l'università Ben Gurion del Negev, che è veramente una delle più avanzate sia in campo industriale e militare della ricerca, ma anche nella narrazione ideologica del nemico e della guerra. E il terzo apparato è quello delle aziende del complesso militare industriale. Beersheba raccoglie esattamente questo modello. È un modello di sistema, quello israeliano, in cui l'economia, in cui le scelte di politica internazionale, quindi difesa, le scelte interpretative di tipo giuridico, lo Stato sionista, lo Stato del popolo ebreo, nascono attraverso questa operazione di sistema, che è un'operazione che vede anche le porte girevoli, in cui anche le stesse persone fisiche si trovano a ruotare in questo sistema. Oggi sei capo dei servizi segreti, capo delle forze armate, stai gestendo un'operazione a Gaza, domani diventi preside di una facoltà, di un dipartimento, entri nel consiglio di amministrazione di un'università, assumi un ruolo determinante, il giorno dopo diventi presidente della IAI, l'industria aerospaziale israeliana, e diventi vai ai vertici della produzione del complesso militare industriale israeliano. Sono sempre le stesse figure, e lì raccontiamo, diamo dei nomi e cognomi che si trovano a essere un giorno docente, un giorno dirigente d'azienda, e il giorno dopo vanno a fare la guerra conducendo una parte dell'esercito. Questo modello è diventato un modello per la trasformazione del complesso militare industriale italiano. Tutta una serie di riforme in atto, pensate anche questo consiglio strategico che Crosetto ha attivato un anno fa, dove si trovano giornalisti, docenti universitari, si trovano ricercatori, cioè metti insieme le intelligenze perché devi costruire un apparato che sostenga il Ministero della Difesa nella costruzione della cultura della difesa, cioè quello di educare la popolazione italiana che esiste una priorità, che esistono dei nemici e che pertanto bisogna prepararsi, prepararsi economicamente, prepararsi culturalmente, prepararsi ideologicamente, preparare le nuove generazioni militarizzando le scuole e l'università, perché esattamente questo è l'obiettivo del sistema Italia, l'obiettivo della difesa della patria. E tutta una serie di riforme, penso, sapete che si sta discutendo che ormai l'esercito, le forze armate professionali come erano state interpretate 20 anni fa non sono più funzionali. No, vabbè, sono arrivato al punto.
le università sono diventate, non possono più affrontare le guerre come quella russo-ucraina, che è una guerra un po' schizofrenica, perché è una guerra che era stata pensata come le guerre moderne, cioè con nuovi apparati tecnologici, la guerra di droni, di nuove schifezze ultra mortali, ma che invece utilizza queste, ma riproduce la guerra della prima guerra mondiale, la guerra delle trincee, vai avanti, vai indietro, lasci centinaia di migliaia di morti sul terreno. Queste guerre stanno imponendo un cambio di visione delle forze armate, la NATO al proprio interno sta rivedendo l'apparato e i paesi interni stanno vedendo che soluzione dare. Ovviamente tenere un nucleo forte di professionisti, anche se però bisognerà abbassare enormemente l'età, perché anche i nostri professionisti mercenari hanno un'età che non consente loro di poter affrontare questa tipologia di guerra ancora più complessa, più logorante, eccetera, anche dal punto di vista psicofisico, ma dall'altra parte c'è l'esigenza di trovare carne fresca, carne da cannone, nuove generazioni pronte a interpretare esattamente il ruolo del militare storico, cioè quello che va in nome della patria, rinuncia agli affetti, rinuncia alla casa, rinuncia ovviamente alla propria vita in nome della difesa della patria o del sovrano, o in questo caso della Repubblica Italiana. Ecco, questo sta accadendo e Crosetto l'ha detto chiaramente. Abbiamo come stiamo guardando alla Svizzera e Israele per pensare a un modello misto, un modello con un nucleo di professionisti, ma un nucleo di riservisti che con pochissimo tempo sono in grado immediatamente di riabbracciare le armi, di poter partire in qualsiasi scenario di guerra verremo chiamati. Pertanto c'è già anche all'interno delle forze armate, si guarda al modello, e questa guerra, che noi ovviamente vediamo come una guerra di sterminio, come un ulteriore passo verso la soluzione finale, la scomparsa dalla terra del popolo palestinese, diventa un laboratorio sperimentale di nuovi sistemi d'arma, ma anche di nuove concezioni teoriche dal punto di vista militare, di nuove interpretazioni. Probabilmente l'attacco, se sarà fatto l'attacco a Rafah, sarà un ulteriore salto anche di sperimentazione di quello che la NATO già prefigurava alla fine degli anni 90, quando uno studio pose l'accento all'attenzione che la NATO non doveva soltanto proiettarsi fuori dall'area, intervenire in tutti gli scacchieri di guerra in cui venivano messi in crisi i valori su cui si costruivano l'Occidente, si costruivano gli interessi dei paesi aderenti alla NATO, ma doveva avere la capacità di intervenire sul fronte interno, perché la NATO aveva già, i ricercatori delle università europee e statunitensi avevano prefigurato che a partire dal 2026-2030 tutta una serie di conflitti sociali ed economici sarebbero scoppiati all'interno dei paesi della NATO per la crisi economica strutturale, e questo, e la NATO, le forze armate, gli apparati dovevano prepararsi alle operazioni di guerra interna. Israele è all'avanguardia, perché Israele non aggredisce soltanto fuori dai confini, utilizza questo modello di interpretazione della guerra delle forze armate anche sul controllo fisico interno al proprio paese, e ovviamente anche in questo senso c'è questa accelerazione all'uso delle forze armate proprio in funzione di controllo dell'ordine pubblico. A Trieste sapete benissimo cosa ha rappresentato la fase, anche dal punto di vista culturale e ideologico, la fase del Covid, la gestione dell'emergenza del Covid, accelerando questo processo. Ecco, sono processi in atto, per cui questa guerra diventa il laboratorio sperimentale anche per un modello di reinterpretare le forze armate, e le forze armate a NATO stanno guardando enormemente anche a come andrà avanti questo conflitto. Chiudo perché parlavo poco fa di Trieste. Trieste c'entra per due motivi. Anche Trieste ha le mani sporche di sangue del popolo palestinese.
C'entra perché purtroppo, come ci racconta Carlo Tombola, in questo, Carlo Tombola è uno dei più grossi studiosi a capo di questo Weapons Watch, che è questa organizzazione non governativa che ci consente di sapere qual è la logistica di guerra dei porti e degli aeroporti italiani, cioè come vengono utilizzate le grandi strutture aeroportuali e portuali per il transito o il trasferimento di armi in tutti gli scacchieri di guerra. Tra l'altro con un sito che vi invito a vedere perché è straordinario, proprio perché ci consente in tempo reale di capire quali sono i porti in questo momento del nostro paese, dove sono le unità navali commerciali, non sono navi militari, che però stanno imbarcando o stanno sbarcando sistemi d'arma che poi magari vengono in questa logistica, perché l'Italia, proprio per il suo ruolo strategico nel Mediterraneo, è un centro logistico nei trasferimenti di armi. È accaduto, lo sapete benissimo, particolarmente il porto di Genova, nel trasferimento di armi verso l'Arabia Saudita, poi utilizzate Yemen. Ebbene, Carlo Tombola ci spiega la logistica italiana rispetto al conflitto di Israele. Racconta che ancora una volta Genova, ma soprattutto l'asse adriatico, hanno un ruolo fondamentale nella movimentazione di sistemi d'arma che o da aziende private o da stati vengono messe a disposizione delle forze armate israeliane per compiere il genocidio. E ovviamente nell'asse adriatico non potevano mancare tre porti centrali, ovviamente il porto di Ravenna, il porto di Koper, immancabilmente il porto più importante che guarda sull'Adriatico, che è il porto di Trieste, tra l'altro in un asse anche geostrategico in cui il nord Europa punta a Trieste proprio per il trasferimento di armi e munizioni per questo conflitto. A Trieste c'entra perché purtroppo due sue università, cioè un'università, l'Università Statale di Trieste, ha avuto la scellerata idea di sottoscrivere due accordi di cooperazione con due delle università che citavamo nel primo volume e che cercavamo di descrivere esattamente i crimini commessi per la costruzione di questo modello di apparato culturale, ideologico, tecnologico e militare. La Weizmann, il Weizmann Institute of Science, che è alle porte di Tel Aviv. Weizmann è il fondatore dello Stato di Israele, che tra l'altro è un istituto, lo dicevamo ieri sera, fondamentale, perché è in questo istituto che furono avviate negli anni 50 le ricerche per la produzione di un apparato nucleare da parte di Israele. Le armi nucleari come sono state pensate? Perché Israele ha attratto alcuni scienziati, ricercatori, in parte di origine ebraica, altri pagati, in parte di università statunitense, che sono andate nel Weizmann Institute e lì hanno iniziato a lavorare nella preparazione della testata nucleare prodotta a Dimona, una centrale nucleare alle porte di Beersheba, la città che citavo prima, attraverso l'opera di un'altra università fondamentale nella produzione delle testate nucleari, ossia la Ben Gurion, l'Università del Negev, che è questa università che vi dicevo poco fa, che fa da collante. Sono due università che tra l'altro hanno al proprio interno dei dipartimenti che hanno implementato programmi di formazione delle forze armate, cioè le forze armate hanno firmato, il Ministero della Difesa ha firmato contratti con queste università, in queste università pensano ai programmi di formazione dei militari. Cioè, pertanto, la formazione avviene direttamente nel campus militare, particolarmente nel settore della cyber security, delle guerre cibernetiche, nelle guerre di intelligence, degli apparati di intelligence. I militari israeliani frequentano i campus armati, come ha denunciato la campagna BDS, stanno all'interno dei campus, dormono nel campus universitario perché sono stati espulsi dai posti letto gli studenti arabi iscritti nell'università israeliana. Perché l'università israeliana, per quanto i rettori non vogliano dare un'occhiata, sono il luogo dove l'apartheid, dove la costruzione di uno Stato in cui ci sono cittadini di serie A, di serie B, di serie C, ha avuto il suo laboratorio sperimentale.
ci sono carriere universitarie diverse se sei cittadino israeliano ebreo, con scorciatoie, riduzioni di tasse, di imposte, posti letto garantiti, eccetera. Questo invece non succede per gli studenti palestinesi, gli studenti con passaporto israeliano, ma ovviamente arabi. Ecco, questo lo dico perché sarebbe anche il caso, ieri anche nell'incontro che abbiamo fatto con le studentesse e gli studenti, penso che questo venga assolutamente condiviso, oggi va posta seriamente, come è successo anche nelle settimane scorse, come ci raccontava Tito, va posto seriamente che oggi mantenere questa città, che ha una sua storia, una sua cultura, che è stato un ponte di dialogo e di cultura tra est e ovest, proprio perché questa è una città che rappresenta un modello di pensiero, di cultura, di apertura, che è del tutto contrastante, antagonista a questo modello, non può permettere che la sua università d'eccellenza possa mantenere rapporti con queste due università che si sono macchiate di questi crimini e che soprattutto stanno sostenendo ideologicamente con questo racconto, con questa narrazione, con questo modello di pensiero a senso unico, esattamente l'operazione di sterminio della popolazione palestinese. Antonio, è stato esaustivo, un film in piena, insomma, che ricorda le nostre responsabilità, o meglio, insomma, le responsabilità di chi ci governa, di chi ci comanda, le responsabilità dei settori economici e politici e le responsabilità, ci chiama alle nostre responsabilità come movimenti che qui lottano, che si pongono la questione della solidarietà ai palestinesi e la questione dell'opposizione a una deriva guerrafondaia sempre più forte. E lo ringraziamo per questo. Oggi pensiamo che questa non sia solo un'occasione di esposizione, ma anche di dibattito, naturale che sia così, quindi chi vuole intervenire, porre delle domande, porre delle questioni, fare delle osservazioni, insomma, siamo qui. Antonio qui e siamo qui tutti, ecco. Scusi, volevo fare una domanda. Cosa possiamo fare noi? Cosa può fare il cittadino? Molto. Rispondo, non è un caso che questo libro sia stato promosso da BDS Italia, cioè BDS Italia è questo coordinamento di associazioni, singoli, intellettuali, eccetera, che poi il problema che intanto vanno fatte rispettare alcune regole del diritto internazionale. Aver violato, sinceramente non so quante risoluzioni delle Nazioni Unite, in conseguenza l'embargo militare non è una scelta politica, perché io sono antimilitarista, perché odio le armi e non do armi ai paesi in guerra perché devo rispettare la legge italiana. No, è automatico che chi ha violato le risoluzioni si è messo fuori dal... E allora l'embargo militare è già lo strumento più, soprattutto perché si tratta di una guerra, perché dobbiamo impedire che si ammazzi, poi ovviamente dobbiamo anche lavorare per la risoluzione del conflitto, ovviamente con i soggetti, col popolo palestinese, con i cittadini israeliani che evidentemente vogliono avere una volontà di superamento, però intanto dobbiamo impedire assolutamente che continui lo sterminio, dobbiamo impedire assolutamente che dal nostro paese partino armi. Io dicevo poco fa, nonostante le dichiarazioni di Crosetto, dall'Istat sappiamo che dal 7 ottobre al 31 dicembre sono partite armi, munizioni particolarmente, per il valore di 1.200.000, cifre irrisorie rispetto a quello che si sta sparando, ma sta facendo questo. Dobbiamo impedire questo rapporto fisiologico e allora io credo che intanto dobbiamo disintossicarci, assumerci le responsabilità che dicevo poco fa, sentirci che abbiamo le mani sporche di sangue e imporre subito delle scelte che possiamo imporre, perché bloccare l'esportazione di armi, bloccare immediatamente la rottura dell'accordo di cooperazione bilaterale del 2000
2003, con Israele, credo che sia alla portata di un movimento di opposizione che sta scendendo in piazza. E Tito, è vero, siamo una minoranza, però Tito, ricordiamoci che sono state fatte manifestazioni in tutto il paese, con centinaia di migliaia di persone che non scendevano in piazza con questa chiarezza, con questa, da ormai veramente diversi anni. E allora dobbiamo imporre con queste manifestazioni che già da subito queste scelte vadano fatte. E voglio ricordare che le scelte di boicottaggio e di disinvestimento e di sanzione hanno già prodotto, rispetto alla questione israeliana, risultati inattesi. Puma, sponsor ufficiale della squadra di calcio israeliana, alla vigilia del 7 ottobre, sulla pressione internazionale di grandi anche figure del mondo calcistico, eccetera, ha deciso di rompere il contratto. Penso che abbia pagato anche un fior di penale alla nazionale israeliana per rompere, per togliere la propria immagine. Stesso discorso, è in atto una campagna, lo voglio ricordare, copromossa dall'Osservatorio sulla militarizzazione delle scuole, che chiede ai consigli di istituto delle scuole di non acquistare. Voi sapete che ogni anno nelle scuole si spendono ormai, con i fondi del PNRR, 200.000, 300.000 euro all'anno per acquistare nuove tecnologie. ACP, HP, che è l'azienda multinazionale più coinvolta nella produzione di apparati ultra sofisticati di intelligence sulle nuove tecnologie rispetto. Ecco, abbiamo già strumenti che secondo me sono già nell'immediato, intanto per deresponsabilizzarci direttamente dal sangue del popolo palestinese. E questo secondo me il movimento che oggi solidarizza, che scende in piazza per la Palestina, deve fare questo salto di qualità. Scendere in piazza, continuare a scendere a fianco, rivendicando il diritto alla vita contro il genocidio del popolo palestinese, ma dicendo immediatamente, con nome e cognome, abbiamo le mani sporche di sangue, il governo deve immediatamente interrompere. E poi ci sono campagne che consentono ai singoli consumatori, quindi il problema di fare un salto di qualità, consentire che non sia più una scelta etica individuale. Io non compro il problema Jaffa, lo faccio per me come se fosse un mio problema di coscienza. Riuscire a fare movimento di massa in cui è un intero sistema che rifiuta che nei supermercati, nelle reti di distribuzione nazionale circolino prodotti che vanno a finanziare, che sono prodotti, non dimentichiamo, in buona parte che non vengono da Israele, ma vengono nei territori occupati di Israele illegalmente in violazione del diritto internazionale. Come vuoi, se si sente, c'è un microfono mobile, vuoi passarglielo? Quello vicino. Non mi piace farmi vedere perché sono brutto, quindi è meglio che stia. Non preoccuparti. Grazie. C'è stata una domanda alla quale io darei questa risposta. Quello che è stato proposto, eccetera, eccetera, sono cose efficaci, eccetera. Ma c'è un qualcosa che noi possiamo fare che è molto più semplice e molto più efficace, perché non tutti siamo, vedi la mia età, disponibili ad andare in strada, a fare le barricate, a rischiare, ecco, c'è qualcosa di molto più efficace. E a proposito di questo, mi permetto, anche se è stata una bellissima esposizione, terrificante ma bellissima quella del nostro Antonio, ma mi permetterò poi alla fine, io che non ho peli sulla lingua, di fargli una piccola tiratina d'orecchi, ma credo che mi sarà contento di questa. Cos'è quella cosa che noi possiamo fare con molta semplicità ed è molto efficace? Torno indietro, faccio una domanda. Abbiamo parlato di milioni di euro, di dollari, di miliardi di euro e di dollari, eccetera, che servono per, che vengono dirottati, che vengono fatti. Da dove arrivano questi soldi? Si è parlato di finanziarie. Quei soldi vengono in parte dalle tasse, ma la parte minore. La gran parte provengono dagli investimenti che fanno le banche. Quindi quando voi avete un conto corrente
con semplicemente con l'accredito del vostro stipendio, della vostra pensione. Dovete sapere che quasi tutte le banche, poi, cioè quel denaro che voi depositate non rimane mica lì. La banca fa un sacco di business ricavando un sacco di denaro da quei vostri soldi senza informarvi di quello che fa, investendo in queste imprese, il Leonardo eccetera eccetera, e ricavano. Allora qual è la cosa che potete fare? Cambiare banca. No, dove? Esistono. Scusatemi, 25 anni fa abbiamo costituito una banca che si chiama Banca Popolare Etica, che funziona come tutte le altre banche e che queste cose non le fa. Per legge una parte del suo ricavato deve, per legge, è obbligata a investirlo in titoli di Stato anche italiani. Meno possibile, quelle altre fanno il business che vogliono, eccetera, eccetera, quasi tutte. Poi ci sono quelle peggiori, io non faccio nomi perché vorrei passare questi ultimi anni della mia vita fuori dalla galera, e ci sono quelle un po' più tranquille, ecco. Ma esiste anche una banca che ha la filiale anche qui a Trieste, la quale queste cose non le fa in assoluto e vi dà tutti gli strumenti che volete. Io poi in tasca ho ad esempio la carta di credito con Affinity, con Amnesty International. Vuol dire che ogni volta che io utilizzo la carta di credito, una parte di quello che sarebbe il ricavato della banca, invece di andare alla banca, va ad Amnesty International, e si può fare con altri e così via. Allora la tiratina d'orecchi è qui, e ho sentito con attenzione, ha parlato Antonio, delle schifose finanziarie, eccetera. Sono finanziarie normali, legali, legalissime, che utilizzano i nostri denari per fare queste cose. Non sono chissà quali, ecco, sono le finanziarie che legalmente fanno. Ma per tagliare l'acqua, il rubinetto a queste finanziarie e a questi business, il modo è quello di guardare i nostri conti, i nostri depositi in banca, perché da lì, quella è la sorgente. Chiedo scusa se sono stato irruento, ma è da 28-29 anni che dico le stesse cose in contesti diversi, ma sono le cose che vanno dette perché sono semplici ed efficaci. Comunque, esatto. Investito i soldi in armi, oggi avrebbe guadagnato il 300-400%. Io la settimana scorsa ho parlato con un consulente finanziario, per altri motivi ovviamente, e Leonardo è andato alle stelle, perché ovviamente quando si tratta di soldi poi è un po' difficile riuscire a non cadere in quella trappola, perché è un'attrattiva non indifferente. Volevo dire un'altra roba, scusate se rompo. Io ho fatto giorni fa una sciocchezza, no, cioè parlo di una sciocchezza. Io ho degli amici israeliani, con uno di questi amici io ho parlato, no? Gli ho detto, ma scusa, non vi sembra una cosa normale quello che state facendo? E il tizio mi ha detto, no, ma è giusto, perché se noi non eliminiamo Hamas, noi siamo fregati. Questi qua li avremo sempre sulle spalle, no? E allora io, proprio in una sciocchezza, dato che giochiamo a carte, io a carte con questo non ci ho giocato più. Non lo so, è stata un'azione che mi ha anche pesato, perché poi, avendo rapporti amichevoli con degli individui, poi è difficile, come dire, non trattare. Infatti può cercare di cominciare,
Anche questo è un boicottaggio, ecco. No, perché l'altra sera io ho visto in televisione, e non ricordo mai come si chiama, che diceva le stesse robe che mi diceva il mio amico, che dovevano per forza eliminare Hamas, perché altrimenti la loro sicurezza sarebbe finita. Ma accanito. Dal punto di vista politico, la sintesi della guerra come si è svolta fino adesso l'ha data pochi giorni fa il giornale israeliano Haaretz, che ha detto: abbiamo perso la guerra, nel senso che abbiamo fatto un bagno di sangue. Israele, Stato sionista, non è mai stato così isolato a livello internazionale, perché è vero che qui dai paesi del blocco NATO ha un sostegno per certi versi incondizionato, però nella coscienza generale a livello mondiale Israele non è mai stato così isolato, mai successo un isolamento così forte dal punto di vista, e questo dal punto di vista politico egemonico, perché a livello internazionale la capacità di mobilitazione che ha avuto la solidarietà da Palestina è ineguagliabile, ripeto, dall'Indonesia agli Stati Uniti, davanti alla Casa Bianca. Non c'è stato un così forte movimento di massa come questo che si è sviluppato, non avveniva da molto tempo, probabilmente da decenni. E con Israele affonda il nostro mondo, tra virgolette, il nostro mondo, perché questo zoccolo di mondo che i russi chiamano Occidente collettivo rischia un po' di essere legato in maniera un po' indistinguibile da Israele, dalla complicità con Israele. Un altro punto è anche, non è solo la sconfitta politica, è la sconfitta militare, perché massacrando il popolo palestinese non sono riusciti a salvare, hanno salvato uno ostaggio militarmente, uno lo hanno recuperato vivo militarmente. Gli altri sono stati ottenuti, quelli salvati, con uno scambio di prigionieri, no? Ed è quello che propone la resistenza palestinese. E gli altri sono morti in larga parte sotto le bombe del loro stesso esercito. Quindi Hamas, voglio dire, c'è stato il ritiro l'altro giorno da Khan Yunis, era il 7 aprile, il ministro della difesa israeliano ha detto: ci ritiriamo da Khan Yunis perché non esiste più Hamas a Khan Yunis. Due ore dopo sono stati attaccati e hanno fatto fuori quattro ufficiali dell'esercito israeliano. Quindi, dal punto di vista militare, quello che sta accadendo è una guerra di genocidio. Come veniva combattuto dal Terzo Reich in Europa, che si accaniva con le stragi sui civili, bruciava i villaggi, ammazzava, deportava, violentava, ma a livello militare i nazisti la guerra l'hanno persa. E oggi quello che possono fare i sionisti israeliani in questo delirio è continuare in questo massacro, cercare di fare tabula rasa del popolo palestinese il più possibile, ma dal punto di vista militare e politico la guerra l'hanno già per molti versi persa, nonostante tutta la loro forza, la loro capacità, la loro determinazione nel sangue. L'hanno persa. Solo tornando sul TBS, cioè praticamente nel resto del mondo è una campagna che c'entra parecchio più forte che in Italia. E ricordo il Tempore. Praticamente il Sudafrica è caduto con questo tipo. Il Sudafrica, il regime sudafricano è caduto sotto questo tipo di intervento collettivo mondiale. Perché non prende piede, no? Così dopo tutto quello che succede, cioè da anni che si parla di Palestina, di palestinesi. Cioè, cosa manca? Qual è il guido che manca? E poi un'altra cosa vorrei sapere. A proposito del boicottaggio, a parte Leonardo e Amici,
chi è che in Italia collabora con la Palestina, scusi, con Israele, per cui si può eventualmente tagliare le gambe a sta gente? Allora, questa è una mia valutazione. Hai fatto bene a ricordare, a livello internazionale la campagna BDS ottiene risultati, ma penso anche in tutto il mondo anglosassone. Credo che siano centinaia gli accademici e le università, ma non da ora, non hanno aspettato, non hanno atteso il set, che hanno interrotto le campagne. Non è un caso che proprio dal mondo accademico anglosassone c'è stata questa capacità di analisi sul ruolo delle università israeliane nella costruzione di questo modello di guerra, di repressione, di divisione e di apartheid. Hai fatto bene a ricordare, BDS nasce a livello internazionale su richiesta dei palestinesi. Questo lo voglio ricordare perché spesso si pensa che la campagna BDS sono gli europei che guardano in solidarietà, non sono stati gli intellettuali, sono stati i docenti universitari, sono stati gli insegnanti palestinesi che hanno chiesto alla comunità internazionale, e l'hanno chiesta perché lavorando con studiosi sudafricani hanno compreso quanto sia stato importante il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni che la comunità internazionale decretò contro lo Stato, contro il regime di apartheid in Sudafrica, per imporre prima la liberazione dal carcere di Nelson Mandela e poi la rottura di questo apparato militare, poliziesco, eccetera, che impediva e che condannava la stramaggioranza, il 95% della popolazione sudafricana, a vivere ai margini della società. Ecco, questo dovremmo ricordarcelo, perché, per risponderti, probabilmente in Italia, anche nei settori, certi settori della politica più avanzati e più attenti, si ritiene che questo boicottaggio sia una cosa, una scelta etica, personale, cioè faccio un'obiezione. No, allora cerchiamo di ricordarci storicamente quanto sia importante. Rispetto, allora, su questo credo che lo sforzo deve essere fatto, cioè dobbiamo stare a fianco delle compagne e dei compagni che scendono con noi in piazza per dare la solidarietà e spiegare che la solidarietà è quella sì, se resta così, un atto etico, un atto, come potrei dire, di buona volontà, ma che non entra assolutamente nelle contraddizioni e nella, che non chiama le responsabilità, che può che non determina una rottura o un cambio rispetto a quello che rischia di essere l'olocausto del popolo palestinese. Detto la seconda risposta, rispetto agli italiani, ma in campo industriale, militare, e nel libro ci sono, c'è tutta una lista di aziende, alcune di queste tra l'altro aziende tra virgolette dual, cioè aziende che non producono soltanto armi, ma che sono aziende che magari producono apparati normali, che magari ancora elettrodomestici, eccetera, ma che hanno un settore militare con cui stanno costruendo o hanno già costruito importazioni e esportazioni. Abbiamo sia industrie militari importatrici e industrie esportatrici. Sicuramente la più grande che mi viene in mente dopo Leonardo o tutte le aziende controllate da Leonardo è la Iveco Vehicle Defense Vehicle, che è l'azienda che ha sede centrale a Bolzano, ma che ha diversi, ha 5-6 grandi stabilimenti. Tra l'altro è un'azienda, lo ricordiamo anche nel libro, che sta facendo anche accordi, come potrei dire, di triangolazioni o quadrangolazioni. Iveco ha un'azienda in Brasile, produttrice di carri armati e blindati, ebbene, li vende a Israele, Israele li monta su, fa delle riparazioni, eccetera, e poi li vende a paesi terzi, anche paesi che sono in guerra. Per cui, cioè, stai bypassando 2-3 volte le normative italiane, li produci in Brasile, li vendi a un paese terzo, Israele, a cui già non dovresti venderlo, che a sua volta lo rivende ad altri clienti più coinvolti in situazioni di violazione, repressione, eccetera. E poi mi è venuta in mente che è un'azienda ormai poco italiana dal punto di vista magari dei capitali finanziari, per motivi che giustamente ci dicevi, perché ormai il capitale finanziario è globale, però è un'azienda che ce l'abbiamo tutti nel cuore, perché soprattutto per le nostre generazioni, a
costruito un immaginario è la Ferrero. La Ferrero, perché nonostante le richieste ha deciso di continuare a produrre, esportare e soprattutto anche entrare nei supermercati che gli israeliani hanno realizzato, per esempio cioè la Nutella la trovi tranquillamente in West Bank, non per i clienti palestinesi ma probabilmente per i coloni. E su questo più volte è stato chiesto alla Ferrero, che è un'azienda, ripeto, sicuramente molto poco italiana dal punto di vista finanziario, però italiana proprio. Buonasera, io vedo due elementi molto positivi che sono... Allora, dicevo che io vedo due elementi molto positivi che non avevo riscontrato in altri contesti, in altri momenti storici. Cioè, in tutta Italia quasi ogni giorno ci sono incontri di informazione sulla questione palestinese e su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. E questo è importantissimo perché io mi accorgo che diamo per scontata una certa informazione che invece non c'è, e sperimento personalmente quanto poi dopo l'informazione cambi l'atteggiamento delle persone, cambi il loro approccio con la questione. Quindi questa è una cosa molto molto importante, continuare nei momenti di informazione. L'altra cosa importante che mi ricuore è vedere, come dicevate prima voi, quanta vitalità, quanta energia ci sia nelle università e quanto siano reattivi e sensibili a questo argomento gli studenti. Però secondo me c'è un problema di fondo, cioè come far sì che questo movimento di opinione che va crescendo attraverso manifestazioni, partecipazioni massicce delle persone, alla fine smuove i decisori in Italia e i decisori nella comunità internazionale. Perché poi dopo c'è sempre un muro invisibile che in qualche modo non si riesce a superare. Io penso alla manifestazione nazionale che c'è stata il 9 marzo a Roma. C'era tantissima gente, era una manifestazione in cui non c'è stato uno slogan contro Israele, eppure come dire, l'interesse della stampa è stato quasi nullo. Per esempio su Repubblica non c'era una riga in cronaca nazionale e la cosa era riportata in cronaca di Roma. L'informazione, cresce la nostra volontà, volontà di boicottare, però per esempio c'è un distinguo da fare rispetto al boicottaggio nei confronti dei prodotti israeliani e il boicottaggio nei confronti dei prodotti del Sudafrica, perché quando fu il caso del Sudafrica gli stessi stati boicottarono, cioè il Sudafrica fu escluso dalle Olimpiadi e quello fu un segno forte della comunità internazionale. Questi segni forti non vengono perché Biden telefona a Netanyahu, però poi gli manda le armi. Allora, come si fa a infrangere questo muro invisibile? Grazie. Io dico la mia, poi Antonio. Io penso che il paragone con il Sudafrica è un paragone sbagliato dal punto di vista storico e politico. Non perché il Sudafrica e Israele lo dicono i sionisti, lo dicono i razzisti bianchi nel Sudafrica, lo dicevano che i loro regimi erano molto simili, tanto che Nelson Mandela ha detto non saremo liberi perché non saranno liberi anche i palestinesi. La collaborazione, vedi, il ruolo che Israele ha costruito sui diamanti è tutto basato all'inizio con la collaborazione con il regime razzista sudafricano, ma non perché i regimi non abbiano una connotazione razzista simile. Ma perché il ruolo di Israele, come ci spiegava Antonio prima, non è un ruolo di retroguardia e di, come dire, di rottame. Cioè il regime del Sudafrica negli anni 90 era un rottame della guerra fredda, andava bene o male, è stato isolato, non serviva più come regime razzista, suprematista, bianco. Israele adesso è ancora un'avanguardia, almeno nel blocco occidentale, un avamposto coloniale. E se stanno, è un avamposto in crisi, in guerra permanente, in processo di autoritarismo sempre più forte, però purtroppo è oggi la punta rappresentativa di una civiltà imperialista occidentale in crisi,
che lotta con la guerra per restare in piedi, per avere, per mantenere la propria supremazia mondiale. Quindi il paragone, per quanto noi possiamo dire come movimenti, possiamo dire boicottiamolo come all'epoca, ma il paragone è diverso, perché all'epoca i leader sudafricani razzisti venivano messi da parte. Oggi Netanyahu è un amico imbarazzante, però è un amico, è uno da sostenere incondizionatamente. Quindi il paradigma che oggi stanno applicando gli Stati Uniti, il blocco della NATO, Meloni, tutti quanti questi, è affianchiamo comunque incondizionatamente Israele, possiamo fare delle... è una cosa molto diversa, perché nel processo di guerra, e la guerra in Palestina non può essere distinta da un processo di guerra mondiale, globale, sempre più forte, sempre più... è stata citata l'Ucraina come l'altro fronte caldo, esplosivo, non può essere vista, e Israele è parte di questo, tanto che adesso ogni prospettiva di regionalizzazione del conflitto, sia con gli yemeniti, con gli iraniani, si teme da un giorno all'altro la risposta iraniana, è una prospettiva che ci coinvolge a tutti, è una prospettiva di guerra globale oramai. Cioè, noi siamo in guerra con Israele e importiamo anche il suo modello. Meno male il modello sudafricano qui non l'abbiamo importato, è meno male. Invece il modello sionista, lo diceva prima Antonio, in tanti campi, è strategico, generale, di guerra permanente, di società sempre più autoritaria, di società sempre più tecnologica, di società di controllo, sempre più sfruttatrice, lo stiamo importando e i nostri politici lo dicono. Salvini, Renzi, l'hanno detto, Israele è un modello. Quindi il paragone, secondo me, a livello storico, si può fare con il Vietnam. Nel senso che questi dobbiamo sconfiggerli militarmente come hanno fatto i vietnamiti, ma non si può fare con il Sudafrica. Il Sudafrica l'abbiamo isolato e collassato, ma questi qua combatteranno fino all'ultimo, questa cricca combatterà fino all'ultimo. Non è la cricca semplicemente dei coloni, di quei barbuti ultraortodossi, razzisti, con i fucili in mano, bifolchi. No, è una cricca che riguarda l'imperialismo, soprattutto nella sua parte, l'imperialismo occidentale, che ha in Israele un avamposto e un'avanguardia. E questi combattenti sono pronti a trascinare l'umanità nella terza guerra mondiale per mantenere il loro ruolo di potere e di predominio, per risolvere le loro crisi. Questa è la realtà. Visto che questo microfono funziona un po' scatti, scusi, ma lei è intervenuto due volte. No, mi dispiace. Sono altre persone. Scusi. Io volevo avere anche la risposta di Antonio. No, guarda, ti dico veramente ringrazio Tito perché non avevo pensato, non riconosco sinceramente, ma condivido assolutamente, cioè ha ragione. Probabilmente non dobbiamo fare l'errore di mettere, sono due storie diverse, hai ragione, non possiamo, il Sudafrica era uno stato coloniale dell'Ottocento, il mondo andava verso la globalizzazione, non poteva pensare che era quello un modello. Il problema è che gli stati guardano Israele, concordo assolutamente, per cui probabilmente dobbiamo costruirlo dal basso. Non possiamo pensare che si possa riprodurre, imporre ai paesi che Israele non partecipi più ai campionati europei di calcio, ai campionati di basket, eccetera, come succede. Che anche questa dovrebbe porci problemi perché cambia anche la geografia del campionato. Però evidentemente questo non c'ha. Allora probabilmente si tratta di costruire il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni dal basso. Sperando che poi anche su questo, ecco, forse una cosa in più, però attenzione a non avere l'errore di essere eurocentrici, cioè di pensare che noi siamo il centro del mondo, pertanto se non lo facciamo noi il popolo palestinese è sconfitto. Io vorrei ricordare che in questo momento soltanto il mondo musulmano, che rappresenta 1.200.000.000 eccetera, lo sta facendo. Ci sono paesi come l'Indonesia, Coca-Cola ha dovuto prendere pubblica, poi lo sa, non lo farà, però ha capito
che realmente c'è una pressione internazionale, soprattutto in questo mondo, perché non riesce a rompere. Ecco, pertanto non facciamo anche l'errore di pensare che se non lo facciamo noi non abbiamo, cioè che tutto dipenda da noi. Per fortuna siamo una netta minoranza di questo mondo, e probabilmente anche queste vicende sul boicottaggio dovrebbe metterci in crisi il pensiero che dobbiamo andare al di là di come abbiamo interpretato sempre la storia, in cui è la NATO, in cui è l'Occidente il padrone del mondo. Probabilmente anche la vicenda, il fatto che i paesi BRICS, per esempio, sulla questione Israele, eccetera, hanno posizioni chiare, nette, cioè, credo che sia anche, come posso dire, anche una prospettiva, anche positiva, anche di speranza rispetto a noi. Ovviamente se restiamo nel cerchio di Trieste, peggio ancora della mia terra, ovviamente, nonostante siamo anche culturalmente... L'unico mio obbligo è prendere il microfono, io devo solo chiedere. No, ma qual è il microfono per così? È l'ultimo intervento, dopo siamo... Non è un microfono, la domanda, cioè. Si deve assistere nella registrazione anche, Vincenzo. Dunque, volevo cortesemente chiedere se può ripetere il nome del giornale israeliano militare. Israeldefense.com. Israeldefense. E ti ringrazio. Io ho 2 minuti per raccontare un aneddoto. Perché penso che su questo fatto si possa lavorare bene su internet. No, io vi consiglio di leggere, cioè, vi verrà sicuramente dolore. No, consentitemi di raccontare, perché non è una storia, questo per capire esattamente quanto sangue, io l'avevo dimenticato. IsraelDefense.co, che questo vi ho spiegato un po' che funzione ha, ha un editore, proprietario, eccetera, che ha una società che si chiama, una società che organizza fiere a livello internazionale, ma soprattutto organizza fiere della cyber security. L'ultima fiera l'ha organizzata al Complesso Le Nuvole a Roma il 3, 4 e 5 ottobre 2023, che si chiama Cybertech Europe, questa è la più grande fiera della cibernetica militare securitaria a livello europeo. Con chi l'ha organizzata? L'ha organizzata con Leonardo S.p.A., il padiglione più grande di questa fiera è il padiglione inaugurato dall'ambasciata israeliana in Italia, e vi consiglio soprattutto di leggere il reportage che una rivista non sospetta ha raccontato di questo Cybertech Technology. Questo lo dico perché lo dico in una città dove c'è un pezzo importante dal punto di vista culturale, politico, religioso, ma che credo debba porsi il problema che io posso comprendere il sostegno a Israele, ma non posso comprendere come una rivista come Shalom, che è la rivista della comunità ebraica di Roma, possa dedicare un reportage a una fiera della morte, esaltare i prodotti di morte di questa fiera. Però qui ho un debito, ringrazio, perché in questo reportage lunghissimo, pieno di fotografie, ci racconta esattamente cos'è stata quella fiera nei rapporti tra Italia e Israele. C'è stata una processione per 3 giorni dei vertici delle forze armate, dei vertici della politica, ministri, sottosegretari, ex ministri, questo per capire che c'erano sia quelli al governo di oggi, ma c'è andato anche il ministro Guerini del PD a fare la fila, a omaggiare le peggiori aziende dal punto di vista tecnologico delle guerre cyber. E vi consiglio anche di leggere cosa c'è scritto, le dichiarazioni che sono state fatte da questo editore, da Leonardo e dai clienti, cioè dal generale italiano, eccetera, in cui tranquillamente si dice che il mondo italiano guarda con estrema attenzione al mondo della cyber security, anzi dobbiamo adottare anche il modello delle start-up, perché il modello delle start-up è il modello vincente della ricerca tecnologica in campo civile, securitario e militare. E consentitemi, esattamente sono le stesse espressioni che negli incontri che sono stati promossi anche dall'Università di Trieste,
l'ultima è stata fatta circa due anni fa, tre anni fa, proprio con la, insieme agli enti locali, credo, di promozione del modello delle start-up israeliane come modello fondamentale, non soltanto ovviamente nel campo sicuritario, ma sul campo della ricerca. Questo per rispondere anche sul fatto, cioè, che l'intero mondo italiano guarda Israele come un modello militare, come un modello industriale, come un modello di apparato universitario, ma anche un modello, anche come potrei dire, di riscossa economica. Dalle start-up, da questo modello, si può creare lo sviluppo. Viene proposto ai giovani questo modello come un modello di interpretazione del rapporto col lavoro, del rapporto con l'occupazione e della possibilità di avere reddito. Ecco, questo dire per quanto siamo stati penetrati e per quanto anche questa rivista, che purtroppo magari la leggo soltanto io per motivi di ricerca, ma che vi consiglio di leggere, perché questa rivista tra l'altro ci consente di sapere con nome e cognome i reparti delle forze armate che stanno intervenendo, il tipo di tecnologie che si stanno sperimentando. Dice chiaramente, oggi è stato sperimentato l'Iron Dome, il sistema apparato eccetera, che in quanto caso vuole essere anche acquistato dal governo italiano, che vuole, in cui Leonardo vuole entrare nella coproduzione. Ecco, questo per capire esattamente quanto ormai questo modello ha fermato anche il modello economico. Consentite l'ultima cosa, perché è venuta in Friuli. Gli ultimi Maneskin e Jovanotti, dove che hanno fatto? A Grado, dove? Maneskin a Trieste. Provincia però, non proprio a Trieste. Chi ha organizzato il concerto per impedire che venissero fatte fotografie, che venissero messe sui social, eccetera? Per fare il controllo che non venissero scattate e che non venissero violate le leggi sull'immagine, ha affittato droni israeliani che hanno fatto il controllo sulle decine di migliaia. E questa cosa è stata tra l'altro utilizzata per promuovere questo prodotto da due aziende friulane, che sono quelle che hanno l'esclusiva per l'utilizzo di questi droni, che tra l'altro sono droni, come posso, sono gli stessi droni che vengono. Meteor, quello di Gazzi. Esattamente, ti ringrazio, esattamente. Che sono gli stessi droni che vengono impiegati per funzioni sicuritarie di controllo dell'ordine pubblico, per la repressione, che vengono utilizzati per il muro contro la popolazione palestinese, contro gli studenti palestinesi, eccetera. Sono gli stessi droni che poi tranquillamente vengono utilizzati anche per una vicenda che è un concerto. Tra l'altro troverete, io ho scritto proprio un articolo su questi due concerti di Maneskin, dei Maneskin e di Jovanotti qua in Friuli, e con le aziende, le due aziende che hanno realizzato il... C'è nel libro, dici questo? No, questo non libro. No. Però l'ho trovato in rete, cioè. Concludiamo. Bene, nel senso, ringrazio tutti per l'attenzione, per le osservazioni proposte, per insomma la ricchezza anche del dibattito. Ringrazio soprattutto Antonio, che speriamo di vivere.